e il match inizia proprio in questo istante. Guarda Zingales che la mette in mezzo per Cicirello, che sfiora soltanto. Ancora Isgro che la difende bene, c'è il numero 7 all'indietro verso Privitera, il tiro. Mannino la respinge e poi Mondello spazza via. Benedetti cerca il movimento di Gazzè, il tiro di Gazzè. Fuori. Altra bella azione del Camaro, Privitera che la palla sul destro può andare a mettere in mezzo, c'è Spoto che gli sporca la traiettoria, ancora Privitera si libera proprio di Spoto, poi prova il tiro centrale di pugno Mannino. In mezzo a due Gazzè riesce ad andarsene, gran giocata di Gazzè che poi rientra qui sul sinistro, prova ad andare tutta dall'altra parte, la palla in aria, c'è Mondello sul sinistro, Mondello la mette in mezzo per Paludetti che non ci arriva. Si avvicina anche Isgro, va Paludetti con il destro a giro centrale, 26esimo, Mondello la mette in mezzo, c'è Cappello di destra e non ci arriva Russo, quasi beffa il proprio portiere, sarà corner. Moramonte che l'aggancia molto bene, prova a liberarsi di Mario Russo, riesce in qualche modo, resiste alla carica, serve Paludetti nello spazio, Paludetti contro un altro avversario, si trattava di Franchina, se ne va Paludetti, il tiro e il gol di Paludetti al 36esimo, 1-0 del Camaro, azione insistita di Marco Paludetti che si sblocca, il primo gol stagionale per lui al 36esimo, che giocata in mezzo a due. E il destro potente sotto la traversa, 1-0 del Camaro, in gol Marco Paludetti e la gara che finalmente si sblocca. La palla sporcata arriva da Isgro, riesce a saltare Spoda, la palla sul sinistro Isgro, tiro completamente sballato, uno contro uno con Franchina, Bonamonte rientra sul destro, prova addirittura a calciare, fuori non di moltissimo, il Ferrera la battezza al lato. Sarebbe stato un gol stupendo quello di Bonamonte. Finisce il primo tempo tra Camaro e Sant'Agata 1-0 e comincia adesso il secondo tempo, c'è Gazzè, il tiro di Gazzè con il sinistro fuori, attenzione al mancino di Mondello che la mette lunga sul secondo palo, Cappello di testa e Ferrera blocca, il capitano del Camaro scambia con Velardi, Velardi centralmente per Campo che poi cerca l'imbucata proprio per Cappello che riesce a liberarsi di due avversari, a mettere in mezzo per Paludetti che mette poi il pallone in rovesciata, prova a liberarsi di Spoto, la palla sul sinistro Russo, il tiro fuori di Fabio Campo che di testa prolunga per Velardi, l'imbucata immediata per Paludetti in mezzo a due, Paludetti riesce a gestirla e in aria la palla sul sinistro, scivola forse al momento del tiro, Paludetti manda alto Giacomo Bontempo, palla messa fuori, il tiro l'ha provato Presti, palla lontana dalla porta di Mannino, Velardi che può mettere in mezzo dal lato corto dell'area di rigore, palla bassa per Paludetti, la traversa, il lancio per Isgro che riesce ad agganciare, il tiro con il sinistro Mannino, c'è ancora Franchino che prova a mettere in mezzo, Morabito non ci arriva, c'è Longo, poi Fabrizio Bontempo, il miracolo di Mannino, angolo, che cosa ha fatto ancora Mannino, palla lunga direttamente per Isgro che non è in posizione di offside secondo l'assistente, uno contro uno al limite dell'area Isgro, prova a mettere sul palo lungo per Cicirello di testa, sfiora il palo, pericolosissima ancora la squadra bianca-azzurra, attenzione al destro di Russo che prova a caricare il destro, palla fuori, c'è l'errore del numero 6 Zingales, Gazzè si vola, entra in aria Gazzè, il tiro respinto dal portiere, c'è Velardi che non riesce ad agganciare, l'angolo già battuto in mezzo, pettinato in alto di tutti, c'è Giacomo Bontempo che prova a rimettere in mezzo subito, c'è un errore, c'è il numero 18 Pino che va a pareggiare al 41esimo, ancora lui, l'ultimo entrato in casa Sant'Agata al 41esimo del secondo tempo, il rilancio di Mannino e finiscono i tempi regolamentari 1-1 direttamente calci di rigore, parte Isgro con il mancino, Mannino intuisce, la palla entra ugualmente, pettinato con una rincorsa molto breve, incrocia e segna l'1-1, parte Mondello con il mancino, il palo di Mondello, Bontempo contro Mannino e la palla fuori, si resta sull'1-1, parte Longo con il sinistro, la finta e il gol, molto bello il rigore di Longo, rincorsa corta per il capitano del Camaro che parte con il destro e in Ferrera lo va,
destro Gazzè, parte la sua rincorsa, è ancora in Ferrera, parte la rincorsa di Cicirello, si sposta il pallone, traversa, rincorsa di Russo e il gol, il Sant'Agata supera il Camaro e si qualifica dopo i calci di rigore ai quarti di finale. Camaro che esce però a testa alta.